abbiamo avuto questa notte questa scoppiare di sta vicenda legata ad una casa di cura per anziani della provincia che si trova a San Buca di Sicilia. Hanno ricoverato sei persone, sei anziane poverine in terapia intensiva da noi, di fatto saturando la nostra terapia intensiva, per cui qualunque tipo di intervento evidentemente extra Covid è facile immaginare che immobilizza l'ospedale San Giovanni di Dio, ne immobilizza la capacità d'esercizio. Tutto questo ho ritenuto sia grave. Che cosa è successo in questa RSA? È scoppiato un focolaio dalle notizie che noi abbiamo e ci sono stati una serie di ammalati con sintomi anche abbastanza gravi. In questo momento, dopo la mia telefonata assai vivace stamattina con l'assessore regionale alla sanità, ho appreso che hanno utilizzato hanno trovato una soluzione. La soluzione è stata quella di spostare subito quattro anziane da Agrigento, li hanno portati a Sciacca. Quindi queste poverine cosa hanno fatto? Li hanno prima portati ad Agrigento, ora da Agrigento se li sono riportati indietro a Sciacca. Anche questo, diciamo, la dice lunga su come gestiamo le emergenze. In questo momento ad Agrigento ci sono due anziane, non sono intubate dalle notizie che ho, almeno certamente una non è intubata, a quanto pare hanno una serie di sintomatologie di un certo peso. Abbiamo una zona rossa e abbiamo complessivamente un numero di posti ridicoli di terapia intensiva, per cui se scoppia un'emergenza che non sia Covid, per altre esigenze noi blocchiamo la sanità e il diritto alla salute dei nostri concittadini. E parliamo di questi posti di terapia intensiva oramai dal mese di aprile, siamo al 18 di ottobre, ieri sera c'è stata questa vicenda e solo oggi ci dicono che arriveranno tra un mese. Quindi si è sottovalutato il problema, assolutamente sottovalutato il problema, e questo è